Un viaggio che ci ha portato alla scoperta dell'Italia e di quattro dei suoi parchi naturali. Ritorna Running Scenery, la rubrica di Icarus che con l'ultrarunner Paolo Venturini ci trasporta correndo tra le bellezze naturalistiche del nostro pianeta. In questa nuova avventura di 5 episodi voliamo dalla parte opposta del mondo e andiamo a scoprire cultura, usi e costumi, sapori e bellezze di una terra lontana. Correremo nel deserto rosso, nuoteremo con i leoni marini, pedaleremo nelle città e galleggeremo nelle baie oceaniche. Ecco gli ingredienti di Running Scenery, Destination South Australia. Yeah, I'm coming home. Oggi Running Scenery partirà da Penola, questa piccola cittadina storica, 450 km a sud-est di Adelaide, alla scoperta della Limestone Coast. Seguitemi! Uno dei sogni di ogni runner è quello di poter correre un giorno sull'erba. Qui in Australia si possono incontrare piste in erba come queste. Se facciamo una scala di durezza dei terreni, io metterei al primo posto il cemento. Il cemento è molto duro, molto traumatico, risponde sicuramente, però è da evitare. Dopodiché metterei l'asfalto. L'asfalto è il terreno che adoperiamo di più e che troviamo più spesso, ma sempre traumatico. Abbiamo poi lo sterrato, è il giusto compromesso tra una buona risposta e comunque una certa ammortizzazione. Quindi consiglio a tutti di correre fuori strada quando è possibile. Se trovate l'erba, ovviamente, divertitevi. Era il 1887 quando venne aperta la linea ferroviaria che collegava Mount Gambier ad Adelaide e questa è la stazione originale di Coonavara. Cento milioni di anni fa questa zona era ricoperta dall'oceano. I depositi sedimentari di piccoli animali marini, conchiglie e quant'altro hanno poi formato quella che qui viene chiamata limestone. È anche questo il motivo che qui le vigne crescono molto bene, perché è anche la zona vulcanica più importante d'Australia. Quindi le eruzioni vulcaniche mescolate con la limestone danno un nutrimento alle vigne particolari e quindi il vino è sempre di prima qualità. Circa 5.000 anni fa Mount Gambier era un vulcano, oggi estinto. Sulla sua bocca si è formato un lago, il Blue Lake. La particolarità di questo lago è il suo colore blu intenso, dato dal carbonato di calcio che risale durante l'estate con il surriscaldamento dell'acqua. Un posto fantastico. Le meraviglie dell'Australia sono solo all'inizio e le avventure continuano. Il 16 ottobre con un viaggio al centro della Terra.